Eccoci di nuovo qui con Francesco Fossetti di Every Eye. Ciao ragazzi. Per provare alcuni dei contenuti più avanzati di Watch Dogs, sì. Quelli che non abbiamo potuto provare nel nostro video perché ci abbiamo giocato paio d'ore, quindi ecco. Non vi faremo vedere un cazzo della storia, perciò non vi preoccupate degli spoiler e ci concentreremo quindi solo sui contenuti aggiuntivi. Allora, mentre andiamo in giro per la città, vediamo che ogni tanto c'è questa roba, tipo. Questo è tipo un giochetto in realtà aumentata, uno sparatutto. È fighissimo. Cioè, tu accedi in qualunque momento, cioè sono frequenti questi punti d'accesso? Sì, sì, ce ne sono un sacco nei punti di interesse principali della map. Tutte le missioni secondarie sono legate allo sblocco di qualche contenuto. Cache Run, anche questa in stile molto arcade. Ok, e questo è un altro giochino che tu ci accedi sempre con sti murales, sti graffiti per terra. Okay. Esatto, è semplicemente una corsa. Dio, quanto è bulo! Quanto è figo! Ah, ok, quindi è la corsa con sti soldi digitali, sì. E devi evitare sti teschietti rossi. Sì, sono come dei percorsi a ostacoli. No, più 5 secondi. Stavo proprio per dire quanto è bravo Fossetti con sto giochino. Non è vero. Me l'hai guffato. Ti prego, Fossetti, ti prego, fai quella cosa coi blockers. Noi sono ore che abbiamo provato a farla, non ce la facciamo. Finalmente, ragazzi, adesso passiamo a sti cazzo di Digital Trip. Sono veramente fighissimi. Ci sono degli spacciatori di Digital Trip, perché sì, sì. Tu vai negli angoli della città e c'è qualcuno che ti dice: vuoi farti un viaggio? Poi ti metti una roba nell'orecchio, tipo, non lo so, una nuova droga. Cominciamo da Psychedelic, per gli amanti dei trip un po' più classici, insomma. Il LSD anni 70, roba così. Questo è proprio un trip. Lui sviene. Ecco, tu te lo spari così proprio. Sì. Oddio, ecco. Quanto fa ridere sta cosa. Qui bisogna rimbalzare su dei fiori giganti mentre lui fa degli urletti. Bah, non so appunto dove andare. È successo. Com'è sta cosa? Qui io potrei passarci le ore con sta cazzata. Ma anch'io ci sto passando le ore. Più vicino al centro rimbalzi, più punti prendi. E qui che botta le culo fosse. Questa è tutta classe, guarda. Secondo Digital Trip direi di andare su Alone. È una sorta di stealth game. Allora, l'obiettivo qui è di riattivare alcuni generatori sparsi in tutta la città. Sono questi gialli. La città è deserta e ci sono dei robot con una telecamera al posto della testa, da cui bisogna fuggire. Ecco, infatti l'hanno visto. No, l'ho visto subito. Aiuto. No. Quindi te sparano e muori subito? Sì, sì. Luce blu, sono tranquilli. Questo è allertato. Ora, appena hackeriamo questa zona della città, l'abbiamo liberata per avanzare in un sistema di progressione parallelo a quello della storia principale. Vedi, è comodo avere Fossetti, no? Perché è esperto, gli freghiamo i salvataggi, ci porta già avanti col game. Noi non facciamo un cazzo. Noi commettiamo Fossetti che gioca, no? Ma è comodo. Mi sa che lo noleggiamo più spesso. Sì, sì, sì. Guarda roba, io ho speso un sacco di soldi, tanto... Senti, ma un mimetico easy? No, eh? Vabbè, vi porto nel negozio, bene capito. Vedi, shopping ci compra anche... I love shopping more Lutotal Gaming. Questo? Street Soldier. Street Soldier, vai. Cioè, Street Soldier, cioè mi fai spendere 5.000 euro di sta roba? Tanto li rubi, che cazzo ti frega? Qua che se poi non mi piace, vabbè, vabbè, va. Select this style. Fuggiamo e ti faccio vedere questi blocker. Sì, vediamo se questo... Boom! Todd! Ciao, Polis! È un momento quanto di c'è contento. Grande felicità, ragazzi, e ringrazio Francesco Fossetti di cuore. Digital Trip è il momento, insomma, senza le nostre droghe digitali non sappiamo stare. Un omaggio, insomma, al gaming di quello proprio brutale degli anni 90. Che ci piaceva tanto negli anni 90, sì. Carmageddon. Il cielo rosso! Il cielo rosso e la città... che diventa invasa da questi Ghost Rider questi. E noi dobbiamo andare in giro e metter sotto con la macchina quanta più gente possibile. E poi di volta in volta arrivano delle missioni. Ad esempio quella di adesso è una kill streak di 6. Però vedi, le missioni diventano sempre più difficili, soprattutto perché io mi sono infilato in un ginepraio, nella classe dei ginepraio. Le missioni diventano... Che è successo? Ci siamo impantanati. Questo momento... Il pantano. Pam! Guarda là. Tipo, sai, le bighe. Guarda là che mi ha fatto comprare. Sì, cioè, ma se io mi stendo in terra adesso mi mimetizzo. Che roba è? Devo fare il cecchino. E certo, ma te pigli un trip allucinogeno su un parcheggio. Certo.
magari appunto ti parcheggiano sopra, parcheggiano direttamente sopra. Va bene, l'ultimo trip allucinogeno, figo, ecco qua. Voi siete un ragno meccanico gigante e l'obiettivo in realtà qui, anche qui ci sono una serie di missioni che vi dà di volta in volta, l'obiettivo però è quello di spaccare più roba possibile. Guarda quanto cazzo è animato bene, lo stavo per dire io, guarda. Possiamo camminare sulle auto. No, rifà sta cosa. Com'è? Possiamo tentare di arrampicarci. Bellissimo. Vai su, Ale, ha vinto, ha vinto. No, no, assolutamente. Poi Fossetti muore, ma insomma. Io sono arrivato a livello 8 prima di morire. Cioè, diciamo che il confronto con Grand Theft Auto è un po' inevitabile, anche perché Grand Theft Auto ha una cura smisurata, la città, l'area è sempre molto più vasta. Però Ubisoft secondo me si è impegnata moltissimo per cercare di dare un carattere un po' diverso dal solito anche a queste attività secondarie. Bene, su questo scenario apocalittico alla Michael Bay vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziamo chiaramente Francesco Fossetti che lo leggeremo ancora e ancora, certo, ci ha dato l'occasione di provare in anteprima Watch Dogs, questo... fatto vedere questi contenuti aggiuntivi a noi ci piacevano, li abbiamo intravisti così per caso. Speriamo vi siano piaciuti, insomma sono una curiosità, magari se volete andare sulle pagine di Every Eye, lì c'è una recensione che tiene conto anche degli aspetti più avanzati del gioco e quindi anche della narrazione, direi che è tutto, direi di sì, quindi facciamo come fate sempre voi, ciao!